Ciao a tutte ragazze, nel video di oggi voglio mostrarvi l'ordine Mac che ho fatto giovedì scorso e che ho ricevuto ieri. Lo saprete chi mi segue su Facebook soprattutto, ho ordinato due rossetti Mac che era già tanto tempo che avevo voglia di avere. Per questi due rossetti devo dare la colpa a due amiche di YouTube che io seguo molto volentieri e che sono rispettivamente Eliana e Linutella www per quanto riguarda il Viva Glam Rihanna. E invece Elisa Glamour Coma per quanto riguarda il Candy Yum Yum, che è anche il rossetto che sto indossando in questo momento. Candy Yum Yum è un rossetto matte uscito mi pare nel 2011 in una collezione che non ricordo, la quale non ricordo il nome, ma che da poco è stato inserito nella linea permanente per fortuna, perché io sin da quando l'avevo visto, mi pare da Makeup Delight Giuliana, che adoro e alla quale mando un bacio nel caso remoto guardasse il mio video, è un rosa fucsia fantastico. Credo che si commenti da solo. Come texture è matte, al finish matte, per cui un rossetto opaco, anche se effettivamente è un matte molto morbido, molto più morbido e quindi molto più scorrevole mentre lo si applica, ad esempio rispetto al Ruby V che è un matte estremo. Per quanto riguarda la durata non vi so ancora dire quanto durerà perché è la prima volta che lo applico, ho dato solo così una passata veloce ieri sera quando sono arrivata a casa, perché tra l'altro non ero neppure a casa a ricevere l'ordine, per fortuna c'era mio marito, insomma l'ha potuto ricevere lui, e quindi insomma potete immaginare insomma lo sclero che avevo e quindi appena sono arrivata a casa la prima cosa che ho fatto ovviamente è provare i rossetti. Comunque è fantastico, io lo adoro già. Di rossetti fucsia MAC io ho già Girl About Town, che comunque è molto più scuro, tende più sul rosso, questo è completamente diverso e forse è più portabile, perché è veramente è una cosa che mi fa sclerare ogni volta che lo vedo. Che bello. Poi non so se mi sta bene, magari ditemi voi, magari su di me fa schifo, però che bello, bellissimo. Comunque è fantastico ragazzi, io vi dico, concordo pienamente con Elisa, perché è una cazzata quella di dire che non è portabile, scusate il termine, adesso lo dico, secondo me è portabilissimo. Boh. Adesso passiamo al Viva Glam Rihanna, per il quale come ho detto prima devo incolpare Eli Nutella www Eliana, perché è sul suo video dedicato alla collezione di rossetti MAC che ho visto per la prima volta questo rossetto. A parte il packaging, che già solo lui vale comunque l'acquisto secondo me per un amante di rossetti MAC, perché come vedete rispetto al packaging classico è rosso, un pochino vellutato, ma sì, perché questo qua comunque è liscio, questo packaging è leggermente vellutato. Poi c'è la firma, vabbè, di Rihanna in rosso e poi c'è questo rossetto fantastico, anche qui molto controverso perché secondo alcune è a base calda, secondo altre a base fredda, sul sito MAC viene definito a base fredda, per cui a base blu. Il finish di questo rossetto è frost, io non posseggo altri rossetti MAC frost, è la prima volta, devo dire che mi ha piacevolmente stupito, perché ve lo swatch al volo, come vedete credo si capisca, è estremamente scorrevole, è un rosso molto particolare, perché comunque secondo me è freddo, tenete conto che io ho il sottotono neutro e sono molto chiara, anche se nel tubetto, insomma nel rossetto proprio così nel tubo, si vede qualche riflesso che lo fa quasi assomigliare a quei rossetti metallizzati che usavano anni fa, in realtà poi non lo è affatto. E io adesso ragazze mi tolgo un attimo Candy Yum Yum, applico Viva Glam Rihanna e ci vediamo, così lo vedete sulle labbra. Eccomi di nuovo a voi, questo è Viva Glam Rihanna. Se riesco vi faccio uno zoom indietro. Finite le facce cretine. Ecco, questo è il Viva Glam Rihanna. Allora, mentre lo applicate, e anche qui è la prima volta praticamente che lo applico, il rossetto è estremamente morbido e scorrevole, per cui niente a che vedere con di nuovo Ruby V o Russia Red, è molto più forse confortevole sulle labbra. Io sinceramente me lo vedo molto bene, anche qui a prescindere che mi stia bene o meno, io mi piaccio, però ditemi voi, magari fa schifo, ecco.
Ovviamente ognuno si vede a modo suo. Per quanto riguarda i prezzi dei rossetti, costano ciascuno 18,65 euro. E poi, come ho detto prima, per superare di poco i 45 euro e quindi non pagare le spese di spedizione, ho deciso di acquistare il brush cleanser, che costa 12,10 euro ed è praticamente il sapone ideale per i pennelli. Io sapete che ho quasi tutti i pennelli MAC, per cui ho deciso di provarlo. So che sul tubo girano milioni di ricette per farlo fai da te. Io sinceramente non ho tempo, non ho voglia, non me ne frega niente, ho voluto provarlo, ovviamente non mi pongo tanti problemi, per 12 euro avanti e indietro non divento né ricca né povera, per cui insomma ho deciso di acquistarlo, di provarlo. Io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!